trovato questo qui? Qui davanti alla nostra porta. Sembra un robottino. L'hai sentito anche tu? Aiuta! Perché continua a dire dottor G? Mettiamo la telecamera nascosta e lo spiamo. Ancora? Eric? Eric, che sta succedendo? Ho aperto una pagina. Mi sembra proprio una scheda di memoria. Cosa c'è dentro? Sono qui per... Cosa? Chiedermi scusa. Cosa? Omi? Cosa? Tu sei il componente X! No, finisco! Ho detto che l'ha spenta lui. Ma come? Il telecomando l'abbiamo noi? Ma che cosa dici? Ma quale farti male? Tu hai frainteso le mie intenzioni. Io non volevo, non ti farei mai del male. Cioè, io volevo solamente colpirti con il cuscino. Cioè, non colpirti, sfiorarti, anzi, accarezzarti. Cioè, piano piano, niente di grave, non per farti male. Infatti era solo per, come dire, spegnerti. Era per spegnerti poco, ma solo poco. Tutto perché mi servivi per una cosa, cioè per uno scherzo. No, ma non uno scherzo a te. Mi servivi per uno scherzo a Dominique. Aspetta, fammi capire. Tu faresti uno scherzo con me a Dominique? Oh, aspetta un attimo che te lo spiego allora. Qui le cose si fanno molto interessanti. Omi, ho come l'impressione che io e te potremmo fare grandi cose insieme. Potremmo allearci. Io e te, Omi, potremmo essere una grande squadra. Sì. Oh, ok, va bene, basta con l'affetto. Dai, vieni un po' qui che ti spiego. Allora, Omi, quello che voglio fare oggi io è far credere che ti ho rotto. Ma tranquillo, non sul serio, non ti faccio nulla. È tutto una finta. Io e te dobbiamo solo farlo credere a Dominique. Io pensavo di spegnerti, ma forse tu mi puoi aiutare. Questa cosa qui manderà Dominique su tutte le furie e sarà divertentissimo vedere la sua reazione. Già me l'immagino, strillerà. E voi lo sapete bene, ragazzi. Anche perché forse a te non sembra, ma in realtà Dominique ti vuole molto bene. Fa sempre così, faceva così con me anche i primi tempi. Fidati, ti accetterà per come sei. Per fare questo, mio caro Omi, ho bisogno che tu... Cioè, come dire... Muoia! Basta, rotto, non devi più funzionare. Insomma, devi essere distrutto. E quindi... Dai, staccati! Ma che? Omi? Mi ha ascoltato! Ehi, Omi, tutto a posto? Omi, ci sei? Sembra svenuto, mi ha ascoltato alla lettera. Perfetto! Ma secondo voi saprà reggere il gioco? Non è che si sveglia all'improvviso rovinando tutto quanto? Beh, al massimo io grido al miracolo. Ma secondo voi mi ascolta in questo momento? Omi? Ehi, Omi? Boh. Comunque ragazzi, iniziamo. Non resta che aspettare Dominique. A tra poco. Oh. Buongiorno ragazzi! Io sono Eric! Io sono Dominique! E chi siamo? Non è di meglio che siamo Dominique! Insieme! Dov'è? Non vuole ballare più. Oh no, mi ha detto che non vuole più ballare. Non gli piace più. Tu inquadrami, ma che? Va bene, Eric, va bene, basta così, basta, dai, va bene così. Comunque ragazzi, nonostante tutto quello che è successo ultimamente, e se non sapete tutto trovate tutti i video sul canale, penso che abbiate capito che ormai Omi, il robottino misterioso che ha creato il dottor Ginyu e che abbiamo trovato davanti la porta, ormai vive in casa nostra già da qualche giorno e penso che rimarrà con noi. Nonostante è molto strano, a tratti è adorabile e a tratti si comporta in modo cattivo, però penso che rimarrà. Abbiamo già fatto tantissime cose con lui. Piuttosto, che sta facendo adesso? Dov'è? Non lo so. Chi lo sa? Lo sa che si va muovendo. Omi, dove sei, Omi? Omi, è di là. Omi. 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 Ma dov'è Omi? Ehi, Misha, hai visto Omi? Ah! Che c'è?
Lo stavo per dimenticare, ma che stupido che sono, come ho fatto? Cosa, Eric? Dominique, Tommy, poco fa, quando tu non c'eri, mi ha avvisato dicendomi che voleva fare due passi, voleva prendere un po' d'aria fresca fuori. Sai, andare al parco, quelle cose lì. Di che parli? Non è possibile, è un robot. Beh, allora sarà andato in un parco per robot qualcosa, ha detto che voleva prendere aria. Lì non esistono, qualche giorno lo potremmo portare da qualche parte. Sì, ma adesso dov'è? Come ti dicevo, è uscito. In che senso è uscito? È uscito da solo. Cioè, io ho aperto la porta, ma poi lui è uscito. Ma stai scherzando, l'hai fatto uscire da solo, l'hai fatto uscire Omi da solo. Ma è un robot, è piccolissimo, è alto così, non può uscire da solo, ma scherzi. Dominique, tu devi capire che è un robot, ma sembra un bambino, è capace di uscire. Aspetta un momento, Eric. Ma i bambini non si fanno uscire da soli, li accompagni. Ma era una metafora, non è che io intendevo che facevo, no, insomma, sai. Eric, da quanto tempo è uscito? Tre non lo so, da un po'. Come non lo sai? Tu l'hai fatto uscire, hai aperto la porta a Omi, ma sei completamente impazzito. Ma se gli succede qualcosa e se non torna più, poi chissà come tornare a casa. Non sappiamo da fare tante cose, ma magari non è che il GPS è attivato. Ma devi stare tranquilla, l'ha creato il dottor Genio. E quindi... scusa. Quindi probabilmente è uno duro, capace di fare qualsiasi cosa. Oh, forse no. È piccolo così. E se non sa più tornare a casa? Ora esci e lo vai a cercare. Ora esci e lo vai a cercare per tutta la città. Dominique, se gli vuoi bene devi accettare che ha bisogno della sua privacy. Lascialo stare, lascialo vagare. Stai tranquilla, rilassati e guardiamo la TV. Beh ragazzi, Dominique è scesa in strada a controllare dove è Omi. Forse dovrei dirle la verità, cioè la nostra verità, non la verità vera. Cioè che Omi si è rotto. E voi siete pronti? Lasciate un bellissimo like a questo video se volete vedere più scherzi fatti a Dominique. Iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nessun video. Però Dominique adesso deve tornare, altrimenti si perde lei invece di Omi. Piccola sorpresa, oggi alle 17 sul nostro secondo canale Eric e Dominique, trovate il link in descrizione, esce un nuovo video. Io non ho parole. Non ho parole. Il tuo comportamento non ha senso. Sta pure piovendo. Non ho parole. Dominique, secondo me dovresti abituarti all'idea che Omi possa non tornare più. Cosa? Ma che stai dicendo? No, aspetta. Non ho mica detto che io so che Omi non torna più. È diverso. Ma che cosa? Tu sai che Omi non torna più? Perché No. Omi torna. Cioè, non lo sa lui se torna. Secondo me non torna. Potrebbe tornare. Ma torna? Ma non lo so. Sai com'è il destino? Ma di che sto parlando, eh? Che è tutto a posto, sicuro? Omi ormai è grande. Dominique, poi perché chiede a me? Che ne so io di Omi? Io non ne so nulla, mica so che non torna. Eric, cosa mi nascondi? Ti conosco. Quando parli in modo così sconclusionato significa soltanto una cosa. Che cosa mi stai nascondendo? Dominique, mi stai alitando in faccia. Allontanati un poco. Eric, parli! Alla fine ci rimangono dei bellissimi ricordi di Omi. Come la mia maglietta di insieme rovinata perché c'è salito con le ruote, Eric, no? Eric, non divagare, non cambiare discorso. Anzi, se volete prenderla la trovate su dinsieme.it/shop con il link in descrizione, va bene? Prendetela. Allora, Dominique, tu ti sbagli, sei solo agitata per Omi. Non c'è niente che non va, niente. Eric. Sì? O parli con le buone o parli con le cattive. E se non parli basta? Bene. No, che fai? No, fermo, ti prego, ma... Ok, basta. Eric. Che c'è? È il momento di dirmi cosa sai di Omi, che cosa è successo esattamente. Perché ti ha chiesto di uscire? Perché tu adesso non lo stai cercando? Perché non sei preoccupato per lui? Parla. Dominique. Che calma, calma. Parla! Oh, ok, te lo dico. Però abbassa questo. Abbassa, ok. Parla! Beh, è arrivato il momento di dirti la verità. Ma sarà una verità molto triste. Che preparati. Succede? Che? Ma che sta facendo? Dominique. Ecco. Che succede? Eric? Si è rotto, Dominique. Cosa? Si è rotto? Da solo? Forse potrebbe essere che l'ho rotto io. Come hai fatto a romperlo? Come è possibile? Un robot intelligentissimo, tu lo rompi? Come hai fatto? Dominique, io non l'ho mica fatto apposta, l'ho solo preso in braccio. Per sbaglio mi è caduto e si è rotto. Cosa? L'hai preso in braccio e l'hai fatto cadere. Oh mio Dio, non ti lascerò prendere mai nostro figlio in braccio. Cosa? Nostro figlio? Noi avremo un figlio. Beh, era per dire in un futuro lontano. Insomma, non è questo il punto. Eric, oh,
Scusami, ma non può essersi rotto così facilmente. Non è possibile. Sicuro non funziona completamente. Io ci ho provato, Dominic, ma non si riprende. Non si riprende proprio. È su on. E dai. Dai, Ommi. Aspetta, aspetta, magari gli diamo una spinta. Ops, piano però. Io direi facciamo piano, sai com'è? Non è possibile, Eric. Proviamo a accendere e spegnere. Dai, Ommi, dai. Ommi. Piano. Piano a me, Eric. Tu lo rompi e dici piano a me. Ma io non l'ho fatta apposta. Non è possibile, Eric. Com'è possibile? Come si è rotto con una caduta così e basta? Beh, la caduta non è proprio stata... Cosa? Niente. Da quanti metri è caduto? Niente. Eric, questa tu la paghi. Prima vediamo come aggiustare Ommi e poi questa tu la paghi. Come lo vorresti aggiustare? Che ne so, non lo so, ma non possiamo certo lasciarlo così. Dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo fare qualcosa. Tu ti rendi conto? Lui, sì, un robot, ma lui parla, capisce, fa tutto. È come se fosse una persona. Beh, Dominic, potremmo sempre andare all'ospedale allora. Ma che dici? Un ospedale per robot? Secondo te vai all'ospedale, gli porti un robot e gli dici me lo curate? Sì. Ma cosa stai dicendo? C'è solo una cosa che potremmo fare. Che cosa? Dobbiamo contattare il dottor Genio. Che cosa? Lui è bravissimo con queste cose, con i robot, con le cose tecnologiche. Sicuro saprà come fare. Avrà un modo per rimetterlo in sesto. Ma tu sei impazzita! Dovremmo chiamare il dottor Gene e metterci in difficoltà. Ma puoi chiamarlo come? Hai il suo numero per caso? Ma perché fai così, Eric? Davvero non te ne importa niente. Eri il primo che dice oh, mica sei carino, che sei bravo, teniamolo. E adesso lui si è rotto e non te ne importa niente. Ma davvero, non è da te, Eric. Facciamocene una ragione. Non è da te, Eric, comportarti in questo modo. Io non ti riconosco più. Hai ucciso Ommi e adesso non te ne importa nulla. Beh, non è così. Non sono un insensibile. E che senso di colpa mi sta divorando? Bene, fai bene. Comincio a sentirti in colpa per tutto il tempo. Lui ci ha contattato, come ci ha contattato? Con un numero sconosciuto, poi ci ha inviato un messaggio con una chiavetta, una scheda. Domenica, ma che stai facendo? Che vuol dire? Sto cercando di mettermi in contatto col dottor Gini, non sto pensando! Quello che dovresti fare anche tu ogni tanto! Non è possibile, sai benissimo che non è possibile contattarlo! In qualche modo dobbiamo fare, ci sentirà, possiamo mettere il cellulare! Dottor Gini! No, basta! Ragazzi, avete visto? È impazzita! È proprio disperata. Avete visto come urla? La situazione è perfetta, sta andando tutto come previsto. E Ommi è bravissimo. Dominic, dai, mettiamoci una bella pietra sopra. Dominic? Che c'è? Mi dispiace, io ho sempre dubitato di lui. Ho sempre pensato che fossi un po' cattivo. E probabilmente tu, Ommi, pensavi che io volevo cacciarti di casa. Ma non è così, anzi, a me cominciava a piacermi che tu stessi con noi, registrassi con noi. Adesso è brutto, lui pensa che io sia una persona cattiva. Pensa che sono una persona orribile, quando in realtà io in realtà mi stavo affezionando. Io cominciavo a volerlo bene. E tu l'hai rotto. E adesso come facciamo ad aggiustarlo? Magari il dottor Gino si rifà a sentire. Uffa, io non volevo trattarlo così. Io mi sento in colpa. Ehi! Dimmi. Che stai facendo? Non sei felice per Ommi? Sì! È un miracolo! Stai lontano. È un miracolo! Era morto e adesso è vivo! Grazie, grazie! Eric, cosa c'hai adesso? Miracolo! Ma miracolo cosa? Perché stai facendo così? Dominic, sono davvero emozionato! Eric, che cosa ti prende adesso? Lui comincia a parlare e tu te ne vai, ti ho visto, eh? Perché te ne stavi andando? Cosa succede? Cosa c'è che non va? Eric, spiega! Cosa? No. Eric! Ommi! Forse è meglio che adesso io vado via! No. E anche tu, Ommi, mi devi delle spiegazioni. Che cosa significa? Ha detto fingere. Di cosa sta parlando? No, io non lo so. Non è colpa mia, è stata un'idea sua. Cosa? Cosa?
no, 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 non credere. Perché sei no, stato tu. No, non credere. Ma che devo credere io? Oh, è stato lui, sei stato tu. Come cosa ti sei tutti a due? Ma siete pazzi, cosa mi salta in mente? È uno scherzo pessimo. Questa me la pagate tutti e due. Arrivederci qui. Aiuto. Quindi adesso vi siete alleati, eh? Bene, bene, bene. Non vi conviene mettervi contro di me. Che vuoi farci? Oh, niente, niente, niente. Anzi, voi lasciate un bellissimo like a questo video, iscrivetevi al canale, attivando la campanellina per non perdervi nulla di quello che succederà. E seguiteci su Instagram, insieme.official. E oggi salutiamo Claudia Zillo, Eva Giansova, Lia Cano, Yasmin Amam e Noemi Gorla. Ciao ragazzi, un saluto a tutti quanti voi. Ciao belli, troppo belli, 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 bellissimi. Vi vediamo troppo bene, ci vediamo domani con un nuovissimo video.